Oggi parliamo di hamburger, ma non parliamo dell'hamburger fatto di carne, parliamo di quello vegetale. Oggi mi voglio togliere la soddisfazione, ho preso questi hamburger vegetali, sapete di tutta la campagna europea che ha accettato il fatto di chiamare hamburger anche quello vegetale, biribibaba. Non voglio fare polemiche su sta roba, non mi interessa, oggi lo voglio proprio assaggiare. Allora, vi dirò, essenzialmente come odore così da tirato fuori sembra più un cartonato, ma non è che voglio criticare, vi dico le sensazioni. Cottura. Vediamo la cottura, la mettiamo nella nostra padellina. Intanto, mentre lui cuoce, che lo facciamo nasolare, vi leggo un po' di ingredienti che ci sono all'interno di questo hamburger. Quindi acqua, isolato proteico di piselli, olio di carola e olio di cocco che serve a dare grassezza, sicuramente come nell'hamburger, nella carne si crea quella parte succosa, qua la si crea con l'olio vegetale, proteine di riso, aromi, stabilizzanti, fecola di patate, estratto di mela, colorante, barbabietola e maltodestrina. Sicuramente il colore della barbabietola serve per dare al nostro hamburger un po' il suo colore della carne, no? Per farlo sembrare simile alla carne usiamo questo estratto di rapa in modo da dargli questo colore assomigliante alla carne. Estratto di melograno, sale, cloruro di potassio, succo di limone, aceto di mais, polvere di carota e sempre emulsionante e una lecitina di girasole che serve per compattare il tutto, chiaramente, perché essendo tutti molto liquidi chiaramente ci serve qualcosa che leghi, perché altrimenti si straccerebbe il tutto. Bene, allora vedete che come cottura il rilascio di un po' di acqua c'è, vedete sotto essenzialmente sta iniziando a perdere un po' di acqua e quindi chiaramente andiamo a vedere come risponde il nostro hamburger vegetariano. Essenzialmente adesso vediamo che anche qua a livello di rosolatura sembra di vedere la rosolatura un po' di un hamburger normale di carne. Quasi sicuramente un po' gli zuccheri che ci sono all'interno, non ho letto negli ingredienti, ma sicuramente con l'avvertura un po' di zucchero c'è, fa questa sorta di reazione di Maillard, tipo quella della carne, chiaramente un po' diversa, però vedete che inizia a essere un po' più colorato, quindi a fare la propria crosticina. Eccolo, vedete qua iniziamo ad avere già una colorazione diversa, voilà, del nostro hamburger vegetale. Sì, essenzialmente vedete, io provo adesso un po' anche a romperlo, sì, il colore non è che cambia più di tanto, è quello che vedete all'inizio, vedete questo è ancora da cuocere, questo è già cotto, sì, non è che cambia più di tanto. E voilà, adesso tra un po' lo tiriamo giù, ci prendiamo il nostro piatto, prendiamo la nostra cottura e lo apriamo e vediamo cosa succede. Eccolo qua, vedete il nostro hamburger com'è all'interno, vegetale, e adesso sono curioso di provare la sensazione gustativa. Allora, ci sono dei pezzi a livello di consistenze che sono abbastanza grossettini, quindi quando si va a mordere non è una crema liscia, non è come un qualcosa che ti va giù, ma sembra proprio di mordicchiare un qualcosa di consistenza di carne. Succosità ni, insomma, gusto all'interno, essenzialmente il gusto all'interno della bocca quando te lo metti non ha dei grandi sapori, non ha delle grandi sensazioni gustative, non è che ti rimane l'approccio di quel gusto che boom ti rimbalza in bocca e senti molto forte. Gusto vegetale, gusto pulito, niente di particolarmente eclatante. Ecco, direi che una volta assaggiato mi basta, ecco, non andrei a rimangiarlo, non è che mi fa voglia di rimangiarlo un'altra volta. In sé è un prodotto che è normale, insomma, non lo definirei né cattivo né buono, però se uno si vuole togliere la voglia di fare un prodotto vegetale o quant'altro, secondo me vale la pena provarlo. Secondo il mio modesto parere, fatto con una patata vera al posto della fecola, un qualcosa del genere, i ceci, non so come fanno in tanti, tutto proporzionato, potrebbe essere ancora più gustoso. Rimango sempre sul fattore, preferisco quello originale dall'altra parte, però se uno si vuole togliere la voglia, il vegetale esiste. Ah ragazzi, comunque dimenticavo il costo è ancora un po' troppo importante, due hamburger quasi 30 euro con spese di spedizione e tutto, quindi lì c'è ancora un po' da lavorare.